vada, eccolo qua, se è tecnologico, è ultra tecnologico. No. Niccolò Giannetti, buon compleanno. Tanti auguri, Nico. No, grazie mille, grazie. Tanti auguri. Allora, siamo contradaiolo del Montone. Contradaiolo del, sì, del Montone. Abbiamo, non lo so se poi abbiamo trovato qualche immagine quando è stato calato il palio, non lo so, però abbiamo trovato, no, mi dicono di no. Vabbè, abbiamo trovato delle chicche di gol suoi con la maglia del Siena, Nicco, così per farti per farti gli auguri. Ecco, li vediamo intanto vediamo i gol di Nicco con la maglia del Siena, è sempre piacevole alla fine. Io non so, tu non riesci a vederlo questa roba qui, cioè, te poi la riguarderai di certo su, sì, no, poi le riguardi sul canale di YouTube, naturalmente, dove ci fa lo streaming. Noi siamo in streaming anche in questo momento, ti stanno vedendo in tutte le parti del mondo, all over the world. Perfetto. Allora, Nico, dicevamo. Allora mi sistemo per bene. No, sistemati bene. Sistemati bene. Dicevamo che ti troviamo a Salerno, ripresi gli allenamenti un po' come tutte le squadre, chiaramente con i distanziamenti sociali, eccetera, eccetera. Ma tu come hai vissuto questo periodo di chiusura, questo periodo di lockdown? Dove eri a vivere questi due mesi di chiusura? Ma senti, io fondamentalmente non mi sono mai spostato da qua, da Salerno, perché quando è, diciamo, scoppiato un po' tutta la problematica della quarantena, insomma isolamenti vari, quindi la società ci ha, tra virgolette, obbligato a restare qua per evitare meno contatti possibili, insomma. E quindi niente, io ho passato questi due mesi qua, è stata abbastanza dura perché comunque dovevo in qualche modo allenarmi, insomma cercare di perdere meno forma fisica possibile, però non potendo andare al campo facevo scali, gradoni, correvo davanti al cancello di casa, quindi mi sono dovuto attrezzare. Da qualche giorno fortunatamente la società ci ha messo a disposizione il centro sportivo per fare, insomma, per correre sull'erba, e quindi stiamo sfruttando per adesso quello, ma ancora non si sa niente, siamo un po' in alto mare. Ma come ti senti fisicamente? Fisicamente bene, nel senso, chiaramente dovrò riprendere un po' di tono muscolare, un po' di forma fisica in generale, però comunque dai, mi sono sempre allenato, diciamo, praticamente tutti i giorni, anche per passare metà giornata, quindi è stato anche un per modo passare per occupare il tempo, la giornata, se no diventava pesante. Ecco, magari riprendi soltanto un po' di tonalità e poi dopo c'è l'allenamento di gruppo, no? Perché l'annuncio di questi giorni è che potete fare allenamento di gruppo, il che è tanto per un gioco di squadra come quello del calcio, cioè quello di potersi riallenare tutti insieme e ricominciare a fare, che ne so, gli schemi per esempio o roba di questo genere. Esatto. Sì, no, è chiaro, quello è lo step successivo e finale, insomma, quello degli allenamenti di gruppo. Ipotizzano che potremo iniziare la prossima settimana, ma ancora, ripeto, non si sa niente. Però quale notizia di stamani, te la do io l'aggiornamento, e proviene dal governo. Il ministro dello sport ha detto, per quello che riguarda il mondo del calcio, dobbiamo attendere soltanto questa settimana, perché era questo il tempo che loro avevano previsto per poter poi dare l'autorizzazione a fare gli allenamenti di gruppo e quindi far ripartire un po' la cosa. E questa cosa ha un senso perché volevano avere 15 giorni di tempo a disposizione per vedere se il contagio aveva uno sviluppo in termini massivi oppure no. Perché laddove non ci sia sviluppo è chiaro che è tutto più semplice e anche più facile da riconsiderare nella ripartenza anche del campionato. Campionato che in Italia è sempre fermo naturalmente, mentre la Bundesliga ha annunciato proprio la ripresa a pieno, insomma. Esatto. E quindi vuol dire che in tutta Europa si riprenderà il gioco, non è che in Italia non si riprenderà anche qui. Magari bisogna vedere come e in che tempi, ecco. Di certo il come a porte chiuse, io mi immagino, perché sarà difficile immaginarsi. Quello penso sia la cosa certa, ecco, sì. Immaginarsi uno stadio pieno, ecco, io infatti volevo arrivare un po' a questo tipo di concetto, nel senso, per un giocatore di calcio, che effetto ha il pubblico?
Cioè il pubblico sostanzialmente è importante, perché io ho avuto tantissimi anni una squadretta che giocava al campionato amatori, e il campionato amatori gioca per passione, e quindi di conseguenza il pubblico non c'è, non ce l'ha, tranne quelle poche volte che arrivano, che ne so, i ragazzi, i compagni, insomma, a guardare la partita, ma so 10 persone. Invece un giocatore professionista, secondo me, poi un attaccante come Nico, magari anche di più, no, è importante, te questo una rete, sì, e senti il silenzio, fai? Solo i compagni, è chiaramente una sensazione surreale quella, magari, di far gol senza il boato del pubblico. No, è una parte fondamentale, ovviamente, della partita, del calcio, dello sport. Ma in generale, insomma, di tutti gli sport, perché comunque giocare a porte chiuse sembra veramente di fare, non lo so, magari l'amichevole del giovedì durante la settimana quando stai preparando la partita. Sì, sì, la partitella. Quindi, in famiglia, insomma. Sì, c'hai quella tensione, però non è poi al 100%, quindi insomma. Ci sono tutti i richiami dell'allenatore, le urla dei vari compagni che dicono occhio, passa la me o roba del genere. Esatto, la cosa positiva del pubblico è anche quello, è che il mister lo senti il meno possibile, invece così ti farà una testa ancora di più, e toccherà dargli retta a quel punto. Gli devi dar retta. Nicolò, come abbiamo sentito prima Bernardo, come abbiamo sentito anche tanti altri ospiti, pur vivendo fuori Siena ormai, Nico, da diversi anni che sei in giro un po' per l'Italia, però mantiene veramente molto stretto il legame con la città e il legame con la sua contrada, il Montone, vero? Sì, assolutamente. Per me è una parte fondamentale della mia vita, insomma, diciamo, coltivare i rapporti che insomma, con cui sono cresciuto, gli amici di contrada, ma anche insomma al di fuori della contrada, ma Siena insomma per me rappresenta tutto, quindi appena posso, anche durante l'anno, cerco di tornare e godermi anche quelle piccole cose che magari, sai, vivendoci uno dà per scontato, però gli scorci, i paesaggi o comunque la passeggiata per il corso sono cose che, appunto, stando lontano, quando torni apprezzi ancora di più. Senti, io invece ti voglio fare una domanda più gossip, nel senso. Allora, oggi quanti anni compi? 29. Un ragazzo di 29 anni, giocatore di calcio, attaccante, quindi anche un epicentro d'attenzione da parte di tutta la tifoseria, compresa quella femminile. Voglio dire, come se la cava poi nel quotidiano? C'è una sorta di guerra civile intorno, e cosa accade intorno al giocatore professionista? No, allora diciamo che vabbè, sicuramente il calcio ha i suoi vantaggi sotto quel punto di vista, negli spogliatoi ci prendiamo sempre in giro, no? Magari anche un ragazzo un po' più bruttino, però gli diciamo vabbè, tanto te ne frega, c'è il nome sulla maglia. E quindi, quindi successo andare fuori in un modo o nell'altro l'avrei sempre. E, però sì, insomma, ecco, sì, ha i suoi lati positivi, diciamo. Poi anche qui ci sono le categorie, chiaramente la Serie A prende molti più consensi. Quando già inizia a scendere Serie B, Serie C, insomma, un po' devi scomitare. Calano un pochino. Vabbè, però cala, è chiaro, è evidente, però insomma è sempre un giocatore professionista. No, assolutamente. E senti, invece io ho notato che c'hai una calata che è rimasta molto simile a quella di alcuni tuoi contadaioli. In questo caso io cito Antonio Mini, che te conoscerai perfettamente. C'è. E c'è un non so che vi siete attaccati. Io faccio il regista di teatro e sono abituato ad ascoltare le persone, e secondo me voi avete un non so che nel modo di portare la frase, e probabilmente dipende dal fatto che siete stati tanto tempo insieme da ragazzi e vi siete scambiati le opinioni tenendo sempre la stessa tonalità, e questo vi rende simili. Non lo so.
Sinceramente non lo so, non saprei, però ci può stare, insomma. Perché non vi accorgete voi, ma io che sono del distice e quindi è l'altro opposto. Però lui non ha città. Cambiato niente. cioè, è un altro dialetto quasi. Abbiamo un altro dialetto a nord. Non ha cambiato niente nel suo modo di parlare, Nico. Senti, come festeggerai questo compleanno un po' solitario con i distanziamenti sociali? Esatto. Mi dicevi ieri senza torta. Sì, no, super healthy, super salutare, no, diciamo stasera non strappo la regola, lo farò, e poi farò qualche videochiamata con gli amici, con la famiglia, insomma ormai è il modo di brindare del momento, quindi bisogna organizzarsi in questo modo. Ecco, ma uno come te, uno sportivo come te, quanta fame ha? Perché deve tenere una dieta, eh? Sì, no, vabbè, ma diciamo che sì, seguiamo quasi tutti un'alimentazione, insomma, cerchiamo di non esagerare, però non è un sacrificio. Comunque, personalmente è una cosa anche che piace, insomma, seguire un'alimentazione sana, insomma, mangiare bene, poi che c'entra? Chiaramente faccio le eccezioni quando torno a Siena e vado a pranzo da mia nonna, non è che mi aspetto di mangiare l'insalata, i pomodorini. Certo, ti devi sfogare ogni tanto. Se me lo fa, non è che lo rifiuto. Mi hanno scritto prima. E lui è sempre stato molto, molto serio, molto ligio negli allenamenti come nell'alimentazione. Guarda Niccolò, per confortare quello che ti dicevo prima, mi hanno scritto ora un messaggio di WhatsApp che dicono: dice, no, ogni contrada ha la sua calata. Noi nella Tartuca siamo stati condizionati e poi da un trittico di contadaioli storici. Ognuno ha il suo. Significa che oggettivamente in tutte le contrade c'è un modo di parlare, capisci? Per è una cosa ancora più bella di Siena, cioè, che caratterizza ancora di più la bellezza di Siena, perché veramente siamo divisi in 17 piccole repubbliche, quindi ognuna ancora di più l'attaccamento alle proprie radici, insomma, è bellissimo. Tra tutte le città dove sei stata a giocare, qual è la città che in qualche maniera ti ha dato qualche sensazione in più? O chi ti ha regalato un'emozione, non saprei dire, cioè, perché un giocatore si sposta e quindi automaticamente secondo me va a conoscere anche altri tipi di società. Questo certo. Potrebbe essere interessante, no? Anche per te che sei stato tanto in giro in questo caso. No, sicuramente è una cosa che amplia, diciamo, un po' le vedute, e anche questa cosa questo fatto di girare molto e cambiare città, conoscere nuovi modi di pensare, nuove diciamo abitudini, ma diciamo forse la città che più mi è rimasta dentro è Cagliari, ma diciamo la Sardegna in generale, insomma, perché come mentalità siamo abbastanza vicini, noi senesi, insomma, un po' chiusi, però molto molto ospitali quando e attaccati alle tradizioni insomma chi abbiamo davanti, ecco, quindi là mi sono trovato veramente bene. Molto attaccati alle tradizioni, del resto ne parlavamo, esatto, anche con Marco Kelly quando è stato ospite da noi per il libro che ha fatto. Nico, siamo in conclusione, vuoi mandare qualche saluto a qualcuno che ti sta guardando, chiaramente la famiglia, gli amici, poi li sentirai anche stasera per gli auguri del tuo compleanno, sì, però sì, ti diamo sì. Anche questa occasione. Chiaramente sì, saluto vabbè, la mia famiglia, mia sorella, le mie nipotine che ormai non vedo da un po', e la mia contrada, il Montone, spero di poter tornare presto e creare qualche bel assembramento come facevamo prima. Vecchi assembramenti di un tempo che ci mancano, sì. Nico, grazie infinite, grazie a voi, per grazie la tua mille. Disponibilità, tanti auguri di buon compleanno, grazie, tanti auguri ancora, grazie, e grazie. In bocca al lupo chiaramente per tutta la tua carriera, ci vediamo a Siena e poi ci sentiamo, ci vediamo senza a Siena altro. quando vieni. Ciao, grazie.